Il Due Torri non evoca buoni ricordi in casa Akragas. Il pareggio nella gara di andata comportò per i biancazzurri di Pino Rigoli la perdita della vetta della classifica faticosamente raggiunta dopo una rincorsa durata 8 giornate. E a mettere il coperchio sulla pentola arrivò anche il grave infortunio ad Alessandro Bonaffini. Con la vittoria del campionato da parte del Savoia, domenica potrebbe esserci già la matematica promozione, l'obiettivo principale è quello di saltare il primo turno di playoff, possibile se al termine della stagione l'Akragas avrà più di 10 punti di distacco dalla quinta in classifica. Ci vogliamo porci degli obiettivi passo passo. In questo momento domani abbiamo il Due Torri, vogliamo fare bene agli Aga contro il Due Torri perché abbiamo un obiettivo che è quello di consolidare i soliti punti perché non vogliamo fare il primo playoff. Quindi dobbiamo tenere a debita distanza la quinta, che non so se esce fuori il Torrecuso, esce fuori la Battipagliese, vediamo chi esce fuori, e quindi non vogliamo fare questo playoff. Quindi in questo momento siamo concentrati su questo obiettivo. Appena raggiungiamo questo obiettivo, sicuramente incominciamo a lavorare su altri obiettivi. La squadra del presidente Lessi andrà dunque all'Iaca di Piraino per andare a fare bottino pieno e conquistare nelle ultime 4 partite tutti i punti a disposizione. Poi si penserà ai playoff con uno sguardo agli altri gironi. Tra le possibili antagoniste potrebbe esserci anche la Turris di Andrea Pensabene. Vediamo, poi chi arriva e ci vediamo.